Io mi collego anche direttamente sul canale. Vediamo un po', ci siamo, siamo in live da qualche secondo. Nel frattempo io aspetta che voglio cambiare account pure così mi visualizzo pure dal canale YouTube. Noto che ci sono già dei nuovi iscritti e siamo già dal vivo. Adesso, allora aspetta che tolgo l'audio da qui. Ok. Così visualizzo sulle due piattaforme se va tutto bene, se funziona tutto, se è tutto a posto. Perfetto, sì, perché io Allora, vedo qua, quindi. esatto. Allora, se tu sei sul PC o sul telefono? Sul telefono, infatti spero che sia ottimale, diciamo, Sì, il tutto. va benissimo col telefono, hai anche una risoluzione migliore rispetto alla webcam del PC. Infatti io mi vedo sgranata da PC, tu invece, però avevo difficoltà qualche giorno fa col telefono, preferisco il PC. E, saluto Nike Catania, Nick Catania. Ciao, benvenuto. Diciamo subito che abbiamo l'onore finalmente, dopo aver parlato per tanto tempo dei testimoni di Geova su questo canale che si chiama Culti Abusanti e che purtroppo perché è difficile trovare persone che provengono da altri culti che vogliono farsi intervistare, era un po' monotematico e finalmente grazie alla qui presente Sara Turro possiamo fare la variazione del tema sul tema perché oggi parliamo dei mormoni. Allora, Sara, poi ricordiamo che tu racconti la tua esperienza anche su Instagram. Instagram sempre Sara Turro, vero? Save, Save. SAH, underscore, beh, vabbè, ma insomma, sì, mi si trova anche con Sara Turro, insomma. Sì, adesso i contenuti sono un po' scarni perché ho fatto un refresh totale e quindi a breve riprenderò un attimino a fare, insomma, quello che facevo prima, un po' Bene, così, di informazione, diciamo. pulsazione particolare. Intanto salutiamo, ecco che ti volevo dire, che forse dovresti riuscire a vedere sotto alla nostra immagine, forse riuscirai a vedere anche i commenti, se non sbaglio. Ci sono tutti i tuoi follower che stanno scrivendo, Fra De Martin Modolado e anche Ex Mormon Italy. Che piacere. Che carini tutti. Bene, bene, sono molto contenta. Sara, go, go, Sara, go. Salvatore Io la Carruba, finalmente non good li riesco a vibes. vedere sotto, non li riesco a vedere sotto, devo per forza accedere al coso, quindi alla E ti sezione crea un po' di chat. difficoltà. Io le leggo, quindi magari di tanto in tanto ci butto l'occhio. Fra De Martin Madolado, ciao. Allora, Sara, cominciamo cioè, dall'inizio, ovvero come è nata questa tua esperienza con i mormoni? Allora, è nata come ormai nasce quasi tutta l'esperienza delle persone che nascono comunque nella mia generazione, parliamo dei fine anni 90 in poi, ci nascono. Quindi i miei genitori, mia mamma in particolare, si è convertita da piccolina, perché la sorella più grande si era convertita, quindi lei, diciamo, cresce un pochettino in questo ambiente. Quindi, appunto, come dicevo, la generazione prima della mia, ancora c'erano dei convertiti. Adesso quasi in tutta Italia, i convertiti sono più gli stranieri, quindi diciamo che funzionano così queste cose, si va un pochettino a targettizzare chi ha bisogno di accoglienza in un qualche modo. Nella generazione prima della mia erano ancora, diciamo, la popolazione italiana media, ecco. E quindi sì, sostanzialmente mia mamma poi incontra mio padre, che non aveva niente a che fare con i mormoni, decidono di stare insieme, di sposarsi tutto, e mia mamma decide che, insomma, ritiene sia importante avere un'impronta religiosa e, avendo quella come ultima impronta religiosa, decide di crescere me e mio fratello all'interno della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Degli Giorni, ultimi perché se giorni, i mormoni esatto. si arrabbiano. Esatto, quindi tu ci sei praticamente nata e qua troviamo Esatto. già un'analogia tra mormoni e testimoni di Geova perché in prevalenza sono persone così di discendenza, diciamo. Nel frattempo saluto Giovanni Gallo e anche Albertin 99. E dunque, tu sei diventata, prima di tutto, tuo padre ha abbracciato la vostra stessa fede oppure è rimasto
Sì, loro hanno fatto addirittura quello che è la cerimonia di suggellamento, che sarebbe il matrimonio in chiesa. Diciamo, no, non è proprio in chiesa, noi i mormoni hanno i templi, che è una, diciamo, forse un po' può essere comparata, come si chiamano nei Testimoni di La Geova? sala del Le... regno dei testimoni di Geova, che è Esatto, una una cosa struttura un po' più simile. laica, senza crocifissi, senza immagine, molto semplice anche come stile di arredamento, no? Nel senso, allora praticamente i mormoni hanno questi templi che in realtà sono maestosi e grandiosi, ma hanno l'idea di quello di riproporre quello che sarà la vita dopo la morte. Quindi in questo penso che mi sembra che sia un pochettino, sì, tutto questo luce, grandioso sfarzo, bellissimo, stupendo, dove dovresti stare benissimo e felicissima. L'unica differenza è che appunto all'interno magari si fanno dei riti un po' più particolari che fai sia per te stesso che poi successivamente per procura per i morti, perché piccolo spoiler o comunque fun fact, i mormoni per esempio battezzano anche per procura, quindi battezzano proprio i morti, quindi io vengo battezzata in nome di qualcun altro che non è mormone, ma che per qualche curioso motivo i mormoni hanno deciso che in realtà in Di futuro abbraccerà le battezzarlo. persone. Tanto Esatto. salutiamo Meta84 e Nick Catania che dice: vi consiglio la puntata di South Park. Bene, la vedrò. Saluto Roberto Nasid. Sara, allora, poi mi parlerai anche di come funziona questa cosa del matrimonio mormone perché mi incuriosisce. Intanto torniamo a quando tu hai avuto il tuo primo approccio con i mormoni. Quindi tu sei stata battezzata oppure come i testimoni di Geova anche i mormoni non battezzano i bambini? Come funziona lì? Allora, non battezzano i bambini, nel senso di non battezzano i neonati, perché il Ok. bambino a 8 anni, bambino o bambina, sceglie di, sceglie, di seguire la fede. Quindi sostanzialmente c'è un'enorme pressione sociale, perché immaginatevi tutti quanti questo bambino di 8 anni, ma è vero che ti vuoi battezzare? Sì, certo, vuoi seguire l'esempio di Gesù Cristo, ma certo, quindi... Dagli 8 anni in su ci si battezza. Io mi sono infatti battezzata a 8 anni e ho seguito tutte le lezioni domenicali, le attività, tutte le cose che erano, cioè una religione o comunque un culto, una setta, come la vogliamo chiamare, molto high demanding in inglese, in italiano, quindi richiede tantissimo del tuo tempo, del Impegno, tuo certo. denaro, tutto. E anche i bambini piccoli, perché comunque ci sono tantissime attività che fai fare anche ai bimbi della primaria, appunto, che è quella classe lì. E niente, quindi cresco lì. Sei cresciuta lì, ma quindi ecco già io, a me viene inevitabile il paragone con i testimoni di Geova, avendo vissuto una situazione analoga all'interno dei testimoni di Geova, quindi mi viene facile fare il paragone e anche molte delle persone che ci seguono hanno avuto a che fare in qualche modo con i testimoni di Geova. Quindi ci si battezza da bambini, ma non da neonati. Il battesimo è per immersione come per i testimoni o per aspersione? Anche voi immersione, perfetto. Assolutamente sì. E vi Anzi, ci sono storie divertentissime dove se tipo c'è un capello che svolazza, devi rifarlo tante volte fino a che non è tutto, tutto No, intero. te prego, no, dai, addirittura, sono ancora È più fissati dei terribile. testimoni. E venite battezzati durante determinati eventi, tipo, che ne so, i testimoni di Geova si battezzano durante delle assemblee, ad esempio, dei congressi, e in quelle occasioni si battezzano, oppure voi vi battezzate, cioè ogni momento è buono per battezzarvi? Ogni momento è buono, non solo. Una delle cose, diciamo, chiamiamole pure fissazioni comunque dei mormoni, è quella di essere missionari. E quindi un po' come appunto i testimoni di Geova che devono sempre Fare aiutami. proselitismo, sì, Grazie. evangelizzare, Esatto. Stessa cosa, il momento del battesimo, quindi anche un bambino di 8 anni viene invitato ad invitare i suoi compagnetti quando si organizza il battesimo. Quindi sostanzialmente tu lo organizzi in un qualsiasi momento, che possa essere sabato, domenica, in un giorno della settimana, ma mi raccomando, invita tutti quelli che non sono mormoni, così che possano sentire lo spirito di Dio ed essere coinvolti, insomma. E come funziona? Come si svolge? C'è una cerimonia? C'è una conferenza?
Non è niente di particolare, quasi tutte le riunioni dei mormoni hanno una struttura simile, quindi preghiera all'inizio, canto, piccolo discorso, altro canto, preghiera. Quindi Ah, diciamo come che testimoni. è impostato molto così. Quindi stessa cosa, il battesimo ci saranno magari, che ne so, i parenti, gli amici, insomma, qualcuno che porta un piccolo discorso, magari inerente ad una cosa specifica riguardo al battesimo, quindi parlando ovviamente. I mormoni si definiscono cristiani, ci sono pareri discordanti al riguardo, però parleranno sicuramente, che ne so, del battesimo di Gesù Cristo, di quello che è il parallelismo tra quello che il bambino sta per fare e Gesù Cristo, quindi sempre lì a rimarcare che il bambino sta seguendo le volte di Dio. Anche perché apro una parentesi, ecco, c'è questa cosa controversa, un po' come con i testimoni, sono o non sono cristiani, perché poi loro mi pare, io conosco poco e niente dei mormoni e mi affido a te per imparare qualcosa, perché loro hanno avuto questo leader, se non sbaglio, Joseph Smith, giusto? Chi è Joseph Smith? Allora, questo è bellissimo. Allora, piccola parentesi, io ho fatto da missionaria per un anno e mezzo e quindi adesso quella che ti sto proponendo è la prima lezione proprio del manualetto. E sostanzialmente quello che credono è che dopo che Gesù Cristo è morto e risorto e gli apostoli, diciamo, sono tutti stati sterminati in un modo o nell'altro, la verità del Vangelo non ci fosse più sulla terra. Praticamente quando il terreno è diventato fertile, quindi diciamo il periodo del 1820, quindi quando c'era quel fervore religioso negli Stati Uniti, che sono nate tantissime chiese, c'era sto ragazzino che sostanzialmente sostiene di aver avuto una visione dove Dio gli diceva che non c'era più la sua verità e che affidava a lui in età adulta il compito di restaurare tutto quanto. Quindi Joseph Smith sostanzialmente è il profeta di questo periodo di tempo che viene chiamata dispensazione e lui inizia a restaurare la Chiesa, poi che sia vera o non vera, tutta un'altra Certo, storia. che uno si alza una mattina e Esatto. dice: Dio mi ha parlato, ha detto che sono il suo profeta, e poi tutti lo seguono. Ecco, saluto Roberto Nasid, Giusy Venuti, Rosa Belusci, Nick, il tuo amico che dice: Gli evangelisti e i cattolici dicono che i mormoni non sono cristiani. Ma E esatto, ma adesso vi dico anche. anche perché Sì. quando appunto il ragazzino ha la visione, lui in realtà, piccola parentesi, questo racconto è stato rimaneggiato tantissime volte dallo stesso Joseph Smith in età adulta. Quindi un effettivo racconto di questo avvenimento non c'è. Quello che poi si è di diventato quello ufficiale è che lui ha visto due entità separate, quindi Dio e Gesù Cristo. E questa è una delle cose che mette in crisi tutti i cristiani del mondo, perché secondo appunto quello che è il dogma cristiano, Dio è anche Gesù Cristo, mentre Joseph Smith dice che sono due. Quindi anche voi non credete nella Trinità come la maggior parte delle religioni cristiane. Un'altra cosa, intanto Giovanni Gallo dice che le religioni sono strumenti musicali, uno diverso dall'altro, ma tutti suonano la stessa musica. E Meta 84 dice certamente il termine religere da religione ha un significato inoppugnabile. Allora, un'altra curiosità, poi entreremo nel vivo della tua esperienza, ma questo giusto per un'infarinatura, perché ti Vai, ripeto, io non so nulla dei quello mormoni. che vuoi domanda. Sì, si sente, ovviamente ogni volta che si parla dei mormoni, subito ti viene in mente il famoso libro di Mormon. Che cos'è il libro di Mormon? Come nasce? Chi l'ha scritto? Ma soprattutto è la vostra Bibbia o avete anche la Bibbia Bibbia? Allora, rispondo prima a questo, abbiamo anche la Bibbia Bibbia. Ah, Praticamente io ok. stavo cercando le mie cose, ma non le trovo più, dei vecchi tempi. Praticamente io avevo un librone così, che era Libro di Mormon, Perla di gran prezzo, che è un altro libricino loro. Il vostro, ok. Il Nuovo Testamento, l'Antico Testamento, c'era anche qualcos'altro, Madonna, sono Libri insieme. apocrifi, forse? No, No, boh. no, la Bibbia teniamo quella originale. Come testimoni anche loro, libri apocrifi, no.
Esatto, però chi è, perché i mormoni, perché il libro di Mormon? Allora, praticamente tra le varie cose, oltre la famosissima visione di Dio e Gesù Cristo, sto ragazzino riceve una miriade di visioni sostanzialmente, che tra l'altro a me, piccola parentesi, fa un sacco ridere perché se queste cose succedessero adesso, subito dallo psichiatra, tutto bene, come Brava. stai? Però se lo dici, cioè, Invece tutti di no, dico, se lo vero. dice ai mormoni adesso ti dicono, ma perché il cuore degli uomini adesso si è indurito, mentre prima erano più ricettivi. Vabbè. Piccola parentesi. No, hai perfettamente ragione. Quindi lui riceve un'altra visione da un altro personaggio, che è il personaggio, la persona che ha sepolto il libro di Mormon, che sembrerebbe essere scritto da Mormon, in realtà Mormon è quello che l'ha riassunto, quindi è una sorta di seconda Bibbia, chiamiamola così, è il racconto dei Nefiti e dei Lamaniti, che sono questo popolo delle antiche Americhe. Premetto già, non c'è un reperto storico che sia uno che sia stato trovato a riguardo. Esatto. Scusa, apro una parentesi, ma sono i mormoni o gli scientologi che hanno avuto a che fare con una specie di extraterrestre che gli aveva fatto vedere la luce e capire come stavano realmente le cose? Forse No. Scientology, però per carità, cioè, se Scientologi. tu dici che vedi uno che ti scende dal cielo, potrebbe essere anche un alieno, cioè nel senso. Esatto, ok. E quindi dicevi che appunto questo libro dovrebbe essere un po' una sorta di, come alcuni dicono, i nuovi rotoli che sarebbero arrivati, no? Esatto. Infatti, uno dei cavalli di battaglia è che dei mormoni in generale, ma io come missionaria l'ho detto tantissime volte, e cioè che la Bibbia ha creato tutta questa miriade di religioni con un altro testamento di Gesù Cristo, quindi con un altro libro che dice chi è realmente Gesù Cristo, questa cosa si dovrebbe appianare. E quindi, in teoria, leggendo Bibbia e Libro di Mormon insieme, verrebbe fuori la verità con la V maiuscola. Quindi non ci sono mai contraddizioni, oppure ci sono comunque degli aggiornamenti sul libro di Mormon rispetto alla Bibbia? Allora, qui entriamo nelle cose che io ho scoperto, tra l'altro, molto di recente. Ci sono delle parti che sono prese proprio copia e incolla dalla Bibbia, ma una versione della Bibbia con traduzioni sbagliate. Quindi, cosa significa questo? Che se tu che sei stato, perché praticamente come è andata la storia, lui trova queste tavole d'oro, contenente appunto quello che sarebbe poi diventato il libro di Mormon cartaceo. E lui ha questa, prima viene chiamata traduzione, poi viene chiamata momento di rivelazione per la traduzione, quindi come se non fosse più una traduzione, ma un non ti so neanche spiegare io come, cioè lui vedeva le parole, però nel tradurle ha tradotto dei pezzi della Bibbia che in teoria questo vecchio popolo aveva, ma che sono di una traduzione sbagliata. Quindi già c'è qualcosa che non va, nel senso che se tu dici di star traducendo qualcosa di ancora più puro della Bibbia che abbiamo adesso, come mai ci sono gli stessi errori di traduzione? Infatti, cioè, è Quindi, stranissimo. infatti, ci sono, come tutte le sette, quando loro producono qualcosa, poi periodicamente viene cancellato, viene rifatto, un po' alla 1984, no? Quindi ci Certo, la sono. storia che si cancella e si riscrive, cioè, ovvio, Purtroppo con ovvio. internet sta diventando molto molto difficile perché manuali che stanno dismettendo in questo momento sono ancora reperibili e quindi.
diventerà molto difficile interessante nascondere nel i sabbiani, futuro. è certo. Allora, entriamo nel vivo, dice Giovanni Gallo, loro se la suonano, se la cantano, chiarissimo. Allora, entriamo nel vivo e soprattutto la tua esperienza con i mormoni, prima di tutto come è essere una bambina che cresce nei mormoni rispetto agli altri bambini, ai coetanei, a scuola, perché per i bambini testimoni di Geova è terribile, È a meno che... terribile anche per i bambini mormoni. Di certo, per esempio, io mi sono confrontata di recente con una ragazza cresciuta nei Testimoni di Geova e lei mi raccontava che cioè, i traumi dei compleanni, per esempio. Anche i Noi, mormoni non festeggiano i compleanni. no, noi ce li abbiamo, ma comunque i traumi ci sono lo stesso, nel senso che proprio per quel concetto ogni membro è missionario. E tu vivi una vita che è un continuo dimostrare di essere migliore perché fai parte di questa religione. Quindi tu sei costantemente sotto pressione per essere la migliore versione di te stesso, no? E, quindi, cioè, quello che viviamo in società, no? Normalmente le bambine non urlano, non corrono, si comportano bene, però all'ennesima potenza, perché tu non sei solo una bambina, ma sei anche una bambina mormone e quindi hai tutta una serie di cose che devi necessariamente dimostrare. E questo poi ovviamente si aggrava nell'adolescenza, cioè quando nel periodo dell'adolescenza tu hai necessità per la tua crescita personale di sbagliare, di Fare le tue esperienze. ribellarti. Sostanzialmente non puoi perché è tipo, non so, vergogna su di te, sulla tua famiglia, su tutto il tuo parentato, perché ovviamente devi seguire tutta una serie di regole. E per quanto riguarda le regole, comunque i mormoni, a mio avviso, sono molto, molto ferrati, no? Cioè, nel senso, hanno tutta una serie di cose molto precise, quindi non bere, non fumare, no caffè, no tè. Alcuni addirittura non bevono la Coca-Cola perché non si è ben capito se il problema è la caffeina o il caffè come bevanda. Ci sono ancora dei diverbi su questa cosa. Ancora peggio dei testimoni, ma siete anche, cioè, sono anche vegetariani? No, allora, questa è una cosa molto divertente. Allora, praticamente loro hanno questa cosa che si chiama parola di saggezza, che sarebbe appunto quelle cose che delineano cosa devi assumere nel tuo corpo, ok? Quindi appunto dove c'è scritto non bere, non fumare, non droghe, eccetera, eccetera. C'è anche scritto di non mangiare tanta carne. C'è stato un periodo in cui sono stata vegetariana e sono stata vessata dalla mattina alla sera perché, però il Signore ci ha dato anche la carne, non è possibile che non mangi la carne. Io tipo prendevo la parola di saggezza e c'è scritto sì, però quando c'è carestia, dice qui, quindi... Vedi, e tu la seguiva la lettera. Allora, spazio, saluti, mezzo secondo, ritorno da te. Saluto. 1.200 idee riciclabili di Valentina Vitellaro. Mariù, Giovanni Gallo, tutte le religioni sono fuori dalla realtà. Mauro dice, sia Maometto che Smith partono dalla Bibbia come testo e poi si costruiscono una religione modificando alcune cose, effettivamente. Ah, Rael Rodriguez, perché Raelio, no, il movimento raeliano. Poi Marco, tutte le sette radicali hanno un problema per il singolo individuo. Marco 66, alla fine poi c'è un guadagno, privilegio per il capo i capi. Un saluto a Giovanni Gallo che dice: ma si può respirare? E poi Francesco Doni e Marco 66 che ci salutano, così salutiamo anche un po' i nostri follower. Allora, è interessante perché avete molte, cioè hanno molte restrizioni, ma Tranquilla, ci tante faccio restrizioni. confusione ogni tanto. Ma una cosa che voglio sapere, che mi preme, è: ma quando una persona trasgredisce le regole, cosa succede? E se una persona decide di lasciare i mormoni, che cosa succede? Allora, questa è una cosa molto interessante. Allora, devo fare un attimo, perché tempo fa ho fatto questa discussione proprio sul perfezionismo, che secondo me è alla base del mormonesimo. C'è veramente un'enfasi nel dover essere costantemente perfetti. E questo implica che quando sbagli, non è, c'è una caterva di discorsi delle autorità generali, quindi loro hanno attualmente profeta e 12 apostoli. Cioè, avete delle autorità generali, si chiamano proprio così. Sì.
Ovviamente solo uomini. Certo. Piccola parentesi, e bianchi. Adesso forse c'è Ah, qualche solo uomini bianchi, pure sì, c'è razzisti. qualche riferimento di persone un po' che hanno vagamente l'idea di essere di un'altra etnia, ma sono quasi tutti americani comunque. Quindi sostanzialmente ci sono una caterva di discorsi che vanno a puntualizzare come quando tu sbagli devi sentirti male, ma loro lo dicono in un senso positivo, no? Cioè tu ti senti male perché in realtà è il pentimento che è in atto. In realtà è semplicemente un sentiti in colpa e sentiti una merda, Sì, scusandola. certo. Sostanzialmente quasi tutti i peccati tu li puoi tenere per te stesso e per Dio, quindi fai una confessione, diciamo, con Dio soltanto, che però è un mea culpa, cioè a tutti Quindi gli non devi effetti. andare a confessare alle autorità generali, non è necessario e Allora, no, quindi le non viene autorità punito. generali no, perché non le raggiungerai mai, però c'è la figura del vescovo che ti serve quando i peccati sono un po' più gravi. Tipo? Potete indovinare, indovinate tutti, Sesso, sesso. ovviamente. Sesso. Poi se, vabbè, hai detto i compleanni vengono festeggiati, non so quali altri peccati, se per caso il divorzio o il frequentare una persona, cioè il risposarsi o frequentare una persona quando non sia ancora il divorzio, come nei Testimoni di Geova. Ma allora sì, quello non va bene, non va bene perché allora, a prescindere, la questione è che tu devi cercare di frequentarti solo ed esclusivamente con altri mormoni. Questo non verrà mai detto in Come maniera coi così testimoni, esatto. esplicita. Certo. E non verrà mai detto in modo esplicito, però vengono dette frasi tipo noi siamo nel mondo ma non del mondo. Come testimoni, uguale, Io li adoro, sono fantastici, proprio accoppiati alla nascita. E quindi frasi di questo tipo che ti portano, oppure che ne so, ti dicono, soprattutto ovviamente nella fase adolescenziale, ti viene detto, ma sai, se tu passi il tempo con persone che non sono della tua stessa fede, rischi di peccare. Quindi tu sì. sostanzialmente ti isoli, finisci per rimanere Certo. solo con le persone che sono mormoni, che poi alla fine i ragazzini fanno comunque, cioè, cavolate anche tra mormoni, diciamo, quindi. Certo. Però fondamentalmente il divorzio non è ben visto, anche se succede, anche perché soprattutto negli Stati Uniti, per una questione proprio di possibilità che ci sono lì, la gente si sposa anche a 19 anni. Mamma mia, come Quindi. dei testimoni. Quindi fai conto che comunque vuoi o non vuoi, il divorzio è legalmente possibile e quindi se qualcuno si sposa a 19 anni è molto probabile che a un certo punto questa unione se ne vada un po' a quel Beh, paese. certo. Sì, dimmi. Quello che volevo sapere è cosa, prima di tutto, bellissimo quello che ha detto Nick, sarebbe bello un testimone di Geova che sposa un mormone, sai che tragedia, No. non succederà mai, ma cosa succede se un mormone si innamora di qualcuno che non è mormone e magari si sposano? Molto molto sconsigliata questa unione perché ti viene detto, ma proprio allora c'è una classe che si chiama Giovani Donne, che è la classe appunto delle adolescenti, dove una delle cose che fai è quella di immaginarti il tuo futuro marito, perché ovviamente il tuo ruolo principale è quello di Moglie, moglie. mamma, appunto, ecco. Ma lavorano le donne mormoni? Ah sì, anche le donne lavorano. Sì, Sì, no. lavorare lavorano, però è sconsigliatissimo, nel senso, cioè non è sconsigliato perché non ti verranno mai dette delle cose così direttamente, però ti vengono detto il tuo ruolo divino è di moglie e madre, il marito deve sostenere la famiglia e la donna è la governante della casa, quindi cosa ti stanno dicendo in sostanza? Beh, Il se tuo proprio ruolo è devi devi. stare a casa a fare la calzetta. Apro una parentesi con i saluti. Allora, Mauro dice sposarsi solo nel Signore vale anche per i mormoni. Ornitologia in live, una combo paurosa. Antonio Esposito della serie Chi ha copiato chi? Tra mormoni e testimoni. Mata 84, chiedetevi perché hanno tutte origini americane. Poi saluto Loredana Foggia che si è appena collegata. E Fra De Martin Modolado, Spider-Man Memen Intensifies.
Non l'ho capita, però va Ah, bene. quello è, vabbè, il meme dove ci sono i tre Spider-Man che si Ah, guardano. perfetto, perfetto. È interessante perché nei Testimoni di Geova tanti anni fa avveniva lo stesso. Le donne Testimoni di Geova venivano scoraggiate dall'andare a lavorare, addirittura venivano fatte delle parti nelle adunanze in cui si diceva, ecco, perché ci sono adesso delle donne che dicono che devono sentirsi realizzate, capito? E cioè, Come come osano, osano, capito? E quindi sapere che nel 2022 adesso molte donne testimoni di Geova lavorano, però in realtà effettivamente vengono scoraggiate, perché ricordo quando io sono divorziata, quando ero sposata mi incoraggiavano a smettere di lavorare perché ormai ero sposata, capito? E meno male che non ho mai smesso. come fai se non a crescere i figli di tuo marito? Certo, capito. E quindi, ma che percentuale c'è di donne mormoni che sono sposate e non lavorano? Allora, la percentuale non te la so dire, però ti posso dire quella che è la mia esperienza. Io sono stata in tantissimi luoghi di riunione perché un po' nella mia vita ho viaggiato per l'Italia, sia per una questione ovviamente regionale, in Sicilia c'erano pochissime donne che lavoravano o comunque che facevano lavori abbastanza arrancatelli. E qui al nord ho conosciuto una coppia di una certa età che non avevano avuto figli e lei era molto realizzata a livello lavorativo, ce ne parlava proprio tanto del suo lavoro, le piaceva tantissimo, eccetera, ma si sentiva, secondo me, in obbligo di dire sempre: purtroppo, però, non ho avuto figli. Che Perché la donna mormone senza figli è una donna finita. Beh, è il tuo compito in Sion. Cioè, se Interessante. tu non sforni figli, poi c'è la cosa bella, bella, la cosa interessante dei mormoni è che un pochettino si culturalizzano per il paese dove vanno. Quindi io, per esempio, avendo fatto l'esperienza negli Stati Uniti, tra mormoni ci si riconosce, anche se si è di paesi diversi. Cioè, ci sono proprio dei segnali, delle cose che tu vedi una persona e dici: ah, sicuramente quella persona è un mormone. Come i testimoni uguali. Terribile, terribile. Ma perché c'è un'omologazione spaventosa, tu cerchi proprio di fare le persone a stampino all'interno. Sì, Comunque, è vero. però la cultura americana, soprattutto nello Utah, che è dove diciamo sono più, cioè lì è proprio la religione ufficiale dello Stato, lì c'è veramente questa abitudine di ragazze di 19 anni che sposano ragazzi di 21, 22, 23, che lei lavora per un periodo per sostenere lui che studia, perché ovviamente lì è molto più fattibile una cosa del genere, sposarsi mentre uno studia. Quindi lei lavora mentre lui studia, poi lui diventa medico, avvocato, perché lì sono poi, cioè i mormoni sono fissati per questa eccellenza, per cui devono essere i migliori nelle scuole migliori a fare le cose migliori. Quindi poi. Perché, scusa, ti interrompo, scusa se ti ho interrotto, perché rientriamo in questa cosa perché c'è un motivo. Intanto saluto Salvatore La Carruba, Antonio Esposito, Andrea Santoro, ex Mormon Italy, che parlano di un ragazzo che non voleva vedere il papà perché era in missione. Ma la domanda di Andrea era. Come funziona con i soldi? Ci sono delle decime e mi sa che i mormoni, rispetto ai testimoni che scoraggiano l'università, scoraggiano una professione importante perché ti devi dedicare solo al proselitismo, al contrario, i mormoni ti incoraggiano a studiare, a fare tanti soldi perché c'è la decima, giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. E tra l'altro, nelle posizioni di appunto autorità, sia autorità generali che magari, che ne so, i presidenti di missione, che è una. Allora, tutti i ruoli all'interno della Chiesa mormone non sono pagati direttamente, cioè tu non ricevi uno stipendio. Però, per esempio, il presidente di missione, che è una persona che appunto viene chiamata a dirigere un pezzo di posto dove ci sono tutta una serie di missionari, ha vitto, no, vitto alloggio, però ha un alloggio tutto suo e comunque è tutto finanziato dalla Chiesa, quindi non essere pagati inteso come non Sì, hai proprio la busta paga, però poi alla fine.
un po' come i pionieri speciali dei testimoni di Geova che non sono pagati, però hanno un dono che gli viene offerto ogni mese dalla società Torre di Guardia. Hanno un dono. Chiaro, ma è fisso. Fisso mensile, però c'è anche un fatto che queste persone poverine, cioè io non farei mai la vita del pioniere speciale, questi qua ogni 2 anni si devono trasferire, devono andare in un posto dove lavorano full time a prendersi le porte in faccia e prendono questo dono col quale si no pagano l'affitto, secondo me, perché poi infatti ci sono molti testimoni che gli fanno la spesa e via dicendo, e questi ogni 2 anni c'è il trasloco. Ma io conoscevo 2 pioniere speciali che poverine non si potevano permettere neanche la macchina. Ma ecco, invece è interessante questa cosa, perché tipo è la versione estrema forse di quello che fanno i missionari, perché da noi, da loro, sono appunto ragazzi e ragazze tra i 19 e i 23 anni, una cosa del genere, che per 2 anni i ragazzi, per 1 anno e mezzo le ragazze fanno questa cosa, però in un unico posto. Quindi dopo finiti quei 2 anni non si spostano più in una casa, sì. Però io avevo una carta di credito datami dalla missione, e lì dentro avevo un tot mensile per mangiare, non pagavo l'affitto perché l'affitto è pagato. Però comunque riuscivi a campare con quello che loro ti davano, perché tu ti dedicavi totalmente alla missione. Sì, poi io ero una persona molto quadrata, quindi c'erano delle regole su come potevi spendere quei soldi. Ci sono altre persone che si sono comprati cose che volevano loro, io invece compravo cibo, medicinali, fine. Ma il ragazzo mormone come vive? Cioè si può andare in discoteca, si può andare a ballare, si esce, si fa, si esce anche con persone che non sono mormoni o solo tra di voi, tra di loro? Allora, tendenzialmente è sempre lì, cioè se ti viene detto durante tutta la tua adolescenza devi stare in luoghi santi, devi cercare di evitare la tentazione, tendenzialmente cercherai, sì, se vai in discoteca di, però, che ne so, evitare l'alcol, cercherai di evitare la gente che ci prova e cercherai di stare con altri mormoni, quindi... non, ancora loro non dicono mai niente di diretto, cioè non ti diranno mai non ti devi andare a divertire, però ti diranno ricordati che lo spirito di Dio non lo senti più se sei in questi posti. Ti trasmettono quella paura. Esatto, cioè tu hai addosso l'ansia del ma qui sto sentendo lo spirito, sono in un luogo santo, cioè addirittura c'erano delle serate che facevamo tra di noi a casa magari di, quindi io per esempio veramente andavo a casa degli amici, quindi non è che si usciva. A fare le feste, certo, esatto, perché diciamo... Non viene detto, ma un po' come con i testimoni, è molto raro che un mormone vada in discoteca, diciamolo. Io non l'ho mai fatto, cioè... Tu andavi alle feste, che succedeva? Che se mettevano un po' di musica, un po' qualcuno si turbava? Ma certo, allora la musica, il film, cioè tra di noi, quando andavamo a vedere un film, dovevamo controllare prima se c'erano delle brutte scene. Brutte. Sesso! Sesso e sesso! Ovviamente devi cambiare canale. Allora, saluto Mauro che dice esiste una cassetta per i poveri come contribuzioni nei mormoni. Allora, ecco, tornando a questa cosa, i mormoni pagano la decima, che è appunto il 10% delle loro entrate, puoi dividertelo se farlo mensilmente o se farlo annualmente, e poi c'è l'offerta di digiuno, cioè loro una volta al mese fanno questo digiuno e quello che in teoria, quello che non spendono in mangiare, lo danno lì. La cosa interessante è che ancora queste decime, queste offerte di digiuno, non è che si è proprio sicuri dove vanno. Cioè... un po' come con i testimoni. E ritornando invece al discorso dei divieti, dice ex Mormon Italy, una volta ci avevano fatto una lezione simulando la situazione discoteca, luci spente, musica forte, ci hanno detto, vedete, non si capisce niente, non è un luogo santo. Ma se io spengo alla luce di camera mia e mi metto la musica, non capisco un cazzo comunque. Cioè, scusa. Infatti, tranquilla. E poi dice anche, sconsigliavano di andare in discoteca, alle attività della chiesa, la musica con parolacce era censurata oppure non messa. Quindi che facevano? Andavano a modificare le canzoni per toglierci tutte le parolacce?
Mamma mia, saluto a Esther Gianni e a Viva l'amore, a Ornitologia in Live. Cioè, è incredibile, sai che io da ragazzina, per poter sentire determinate canzoni, facevo così, le cancellavo pure io le parolacce, così nessuno si turbava e le potevo mettere. Volevo ricordare che una torre di guardia del 1963 parlava positivamente dei mormoni, è perché sono cugini i mormoni e testimoni di Geova. E mi sa che forse c'è stato anche qualche scambio di luoghi di culto, mi sa che forse dei testimoni hanno venduto qualche sala del regno, qualche edificio ai mormoni, se non alla chiesa evangelica, non mi vorrei sbagliare, ma mi sembrava di aver letto tempo fa cose di questo tipo. E invece per quello che riguarda le trasgressioni, se si fa una trasgressione grave, tipo due mormoni fidanzati vanno a letto insieme e lei rimane incinta, che succede? Allora, mi addirittura rimane incinta, cioè mi hai messo l'aggravante. Allora, sostanzialmente dipende. Dipende perché se stiamo parlando di due individui che non sono andati in missione e che quindi non sono andati al tempio per prendere la loro investitura, sono due peccatori semplici, chiamiamo così. Se Ok. invece hai fatto la missione e quindi hai fatto tutta una serie di percorsi all'interno del tempio, sei un peccatore pesante. Quindi, poi dipende, ecco lì la cosa terribile è che dipende tantissimo dalla persona che ti trovi davanti. Quindi tu vai a confessarti, vai dal vescovo e dici: oh, ups, abbiamo combinato questo danno. E quello che viene suggerito è arbitrario, cioè ci sono delle regole, c'è un manuale, ma sostanzialmente dipende tutto dallo spirito Di chi hai davanti? esatto. Quindi in teoria quello che so io per regola è che ti devono scomunicare, perché tu Anche hai se si fatto la cosa sposano? militare. Anche se si sposano, li scomunicano? Dovrebbe in qualche modo non scattare la scomunica. Cioè, se tu mi dici che vabbè, sì, fai un tot di periodo di pentimento, ritorni ad essere. Cioè, o per esempio ti sposi sul momento, oppure se non ti sposi sul momento significa che tu comunque devi vivere come se non avessi avuto rapporti sessuali, non stessi creando una famiglia con questa persona, quindi vivendo in case separate o comunque non avendo altri rapporti sessuali. Quando sei pronto, puoi ritornare, sei di nuovo degno, puoi sposarti anche al tempio e allora lì continui la tua famiglia, però. Cioè, è molto arbitrario, dipende un pochettino da Certo. quello che gira la persona che è davanti. E quando vieni scomunicato, cosa succede? Ti tolgono il saluto? C'è una forma di ostracismo anche lì? No, secondo me, devo essere sincera, per come ho visto che fanno i testimoni di Geova, io preferirei così, I mormoni? perché no, preferirei come fanno i Ah, testimoni di Geova, sì. ma perché a un certo punto ti costringono a vedere che quello che hai di fronte è sbagliato. Invece i mormoni ti scomunicano, ma sei ancora il benvenuto, ma come mai non ritorni in chiesa? Ma perché non ti battezzi di nuovo? Quindi cercando in un qualche modo di rimetterti all'interno di quello che è la Cioè, testa. aspetta. Quando vieni scomunicato, Non per succede essere niente. riammesso ti devi ribattezzare. Però Sì. nessuno ti toglie il saluto. No, Non è... anzi, sei una pecorella smarrita. Perché? Brava, Ma perché? quindi cosa comporta la scomunica? Cioè, non vai più al tempio, non sei più il benvenuto al tempio. E per Dicono che essere non hai più riammesso, cosa devi spirito. fare? Rifai le lezioni missionarie, perché comunque anche i bambini di 8 anni fanno le lezioni, cioè gli vengono dette le cose che ho detto io in missione 50.000 volte. E poi si ribattezzano, cioè sostanzialmente la punizione è proprio quella di, cioè, quello che ti viene detto è non hai più la compagnia dello spirito, quindi sei lontano da Dio, Per che quello che è riguarda, terribile. eh sì, ma per quello che riguarda gli svaghi, tutto uguale, oppure Puoi sei fare quello tagliato che fuori? vuoi, cioè. Cioè, ti possono continuare ad invitare a mangiare la pizza tutti insieme. Hai semplicemente il tuo peccato continuamente davanti a te, e quindi è Lettera una. scarlatta. Il bollino è una forma di manipolazione molto, molto sottile, no? Che ti fa vergognare Esatto. continuamente. Esattamente, è per questo che io
quasi quasi preferirei il non mi parli più, perché così l'unica punizione che mi stai realmente dando è quello di farmi sentire ulteriormente in colpa. Cioè, tu mi stai dicendo, ecco, vi racconto questa che è un po' personale, ma secondo me ci sta per farvi capire un pochettino il senso di colpa che ti fanno vivere all'interno. Forse era la terza superiore o anche prima, e avevo avuto delle interazioni sessuali con un ragazzo. Sotto suggerimento mi sono andata a appunto A confessare. confessare. Tra parentesi, qui stiamo parlando di una minore che parla a porte chiuse con Gli un uomini. adulto. A un adulto solo, neanche tre, come con il comitato dei testimoni. No, quello se sei un peccatore speciale. Quindi lì Ah, hai il ok. consiglio disciplinare, che non si chiama più così, l'hanno cambiato, ma vabbè, sempre la stessa cosa. E quindi io vado lì, dico praticamente per il processo di pentimento, soprattutto riguardo a queste cose, devi essere dettagliato, quindi devi spiegare esattamente cosa hai Tutto quello che hai fatto. fatto del filo e fessegno. La cosa che mi è stata detta è stata, cioè io adesso poverino, non è che lo odio quest'uomo, però è vittima anche lui del sistema, no? Però mi guarda e mi dice, sai, l'unica cosa che mi dispiace è che adesso nei tuoi occhi non c'è più quella luce che c'era prima. Oddio, c'è proprio la manipolazione psicologica, cioè. Quindi è Certo, non sono questo il più come la problema. mamma mi ha fatto e quindi adesso mi si vede in faccia. Ma Esatto. cioè, capito? Cioè, ma che cavolata, se non glielo dicevi non l'avrebbe neanche notato. Una cosa, ritorno al discorso della decima, perché è stata fatta una domanda da Andrea Santoro. Intanto io saluto tutte le persone, Mauro Ferentani, Francesco Federico, se ho saltato qualcuno no, riscriva pure che lo risaluto. Che dice una cosa interessante, Andrea Santoro, da ex testimone di Geova, ricordo che anni fa sentì parlare male dei mormoni perché vanno a cercare di convertire principalmente persone benestanti, così che una volta dentro con la loro decima danno un bel po' di soldi. È vero o no questa cosa? Secondo me non è verissima, nel senso che una delle cose che ideologicamente i mormoni credono è che prima di questa vita noi eravamo in spirito con Dio e che abbiamo scelto tutti di venire qui, quindi in realtà siamo tutti mormoni. E quindi io penso che ci sia proprio un tentativo di convertire in maniera indiscriminata, ma se si vanno a vedere i paesi più forti nello sviluppo o nel senso di conversioni, ci sono tutti i paesi poveri e non si convertono solo le persone ricche di quella nicchia lì, Ah, ma ok. cioè, è una conversione proprio dopo gli occhi, diciamo. Quindi non è vero, quindi non è No, vero. Tanto comunque chi entra comunque dà sempre la decima, a prescindere. Esatto, esattamente, ma non solo, ci sono proprio in questo periodo con la questione Ucraina, eccetera, stanno rivenendo fuori dei vecchi discorsi terribili, dove si invogliava la gente a pagare anche in condizioni di estrema, come pagare la decima, anche in condizioni di estrema povertà. Quindi, della serie, guarda che se paghi la decima, poi il Signore te li fa trovare i soldi per mangiare. Come testimoni, preciso, preciso, preciso. Anche se non danno la decima, loro danno quello che possono. Allora, dice, intanto risaluto Ornitologia in live, non so se l'avevo salutato. Frade Martin, nome tuo, cognome tuo, che mi pare si chiami Francesca, dice: ma c'è un manuale anche sul vestire? Sì, assolutamente sì. C'era un manuale prima che si chiamava Per la forza della gioventù, che hanno eliminato, che dava tutta una serie di indicazioni che se poi andate a vedere è il motivo per cui ci si riconosce tra mormoni, anche uno dei motivi. Niente piercing, niente tatuaggi, vestiti sobri, capelli sobri, le gonne devono andare sotto il ginocchio, i vestiti sotto il ginocchio, niente spalle scoperte. Ovviamente sono quasi tutte robe per le donne. Nel senso, per gli uomini c'è scritto vestitevi bene, grazie. Sono penalizzate sempre le donne, sia lì che nei testimoni di Geova. Strano, veramente strano. Cioè, non capisco poi, non so se adesso le vostre statistiche come sono, perché risulta che tra l'altro
nei testimoni di Geova le donne sono molto più molto più degli uomini, non so se è così anche nei mormoni. Allora, sì, penso che sia ancora così, lo è stato sicuramente per un grandissimo periodo, ma per una questione che, cioè, praticamente per un periodo di tempo gli uomini erano mandati in missione anche se sposati, scusate la luce, venivano mandati in missione anche se sposati e molti schiattavano sostanzialmente, oppure nel periodo di... Cioè loro praticamente i mormoni nascono in Upstate New York e poi si spostano e finiscono nello Utah. Nel fare questo spostamento a piedi con i carretti, insomma tutte le solite storie da pionieri americani che comunque sono comuni a quasi tutti appunto cioè le storie dei pionieri americani, molti schiattavano. Ma schiattavano nel senso che morivano? Sì, schiattavano, cioè proprio schiattavano. Le donne rimaste avevano la fortuna di diventare le mogli plurime di alcuni di loro. Quindi per un Ah, cioè, periodo. perché quindi venivano rilevate praticamente da... Perché prima c'era la poligamia tra i mormoni, vero? Esatto, tra l'altro è una cosa che a un certo punto c'è tipo un branch off, quindi qualcuno che si discosta da quella che è la linea di autorità che è stata mandata avanti e ci sono i riformati, i mormoni riformati che praticano tutt'oggi la poligamia, anche se è illegale negli Stati Uniti, tipo un Però la parente. praticano e quindi sono, cioè il loro doppio triplo matrimonio è valido solo nella loro chiesa, non per lo Stato. Sì, esatto. Mentre i mormoni, diciamo, originali, quelli ufficiali, ritorneranno a praticare la poligamia nella vita dopo la morte, quindi alla risurrezione, tutto quanto, chi è degno avrà più di una moglie e quindi io penso che quantomeno loro sono convinti di avere questo genere di possibilità e che quindi ci siano più donne che uomini, perché... Quindi alla fine questi mormoni si sentono sempre superiori alle donne. Una donna non può avere più di un uomo può avere più donne. No, però ovviamente c'è un sessismo benevolo abbastanza importante, quindi Mi non si... piace che dici benevolo. No, è proprio il termine, il sessismo benevolo è quel termine che indica il sessismo che dice ma voi donne siete speciali, voi donne siete più vicine alla divinità perché create, quindi è quel Certo, termine però intanto se lo prendono in quel posto come l'ortolano, scusa la volgarità. che... Esattamente, esattamente. Allora, Nick dice mormoni fondamentalisti, parentesi mormoni, ciao, dice mormoni fondamentalisti, quelli poligami. E poi Alex De Leo dice pazzesco, ti monitorano tipo Agenzia delle Entrate in riferimento alla decima. Comunque sì, perché se non paghi la decima non vai al tempio. Ah, c'è proprio la tassa obbligatoria. Che poi io non capisco come mai ci sono arrivata solo dopo. Cioè, se tu mi stai dicendo che per vivere per sempre, perché il matrimonio mormone è per il tempo e per tutta l'eternità, quindi in paradiso si va in famiglie, si va in coppie in famiglie. Quindi se tu mi stai Quindi i dicendo single non che... vanno in paradiso? I single vanno nel paradiso più sotto, ci sono tre Valgono paradisi. meno degli sposati i single e quindi le coppie senza figli valgono meno delle coppie con figli. Una bella domanda, bisogna, no, in teoria anche solo sposati va bene, però praticamente se tu mi dici che appunto io devo andare al tempio per sposarmi, per avere una famiglia eterna, per poter stare con la mia famiglia anche dopo questa vita, però io non posso andare se non pago la decima, qual è la differenza tra le indulgenze? Esatto, non c'è. Magari per l'indulgenza tu la paghi una tanto, un timore, una persona gli fai pagare la messa e finisce là. Invece il mormone ha vita tutti i mesi la decima. Allora, Mauro Ferentani ci fa notare che Salomone aveva 700 mogli e tra l'altro aggiungo 300 concubine, quindi forse molti si ispirano a questo, ma ricordiamo che proprio a causa di tutte quelle mogli che è diventato uno dei primi apostati di cui si abbia notizia. Alex De Leo fa una domanda e anche Andrew Xette. Rispondiamo prima a quella di Alex De Leo, che dice: come sono registrati in Italia? Come associazione?
Cazzarola, non lo so. Allora, vediamo se così vi riesco a rispondere. Si può pagare cos'è, il 7 per 1000? Non mi ricordo come si chiama. Il 5 per 1000. Si può pagare anche a loro, cioè io posso devolvere ai mormoni piuttosto che, forse questo dà una mano per Ah, capire ok. come sono classificati. Posso. Ok. Quindi sì, allora 5 per 1000, sì, sono un'associazione perché le chiese prendono l'8 per 1000, mentre le associazioni il 5. Informatevi. Aspetta, vado su internet. Vediamo un attimo, mormoni 5 per 1000. Vediamo, no, 8 per 1000 scrivo, perché se c'è, compare per 1000. Vediamo cosa mi dice qua. Le ingiustizie dell'8 per 1000, mormoni sì e testimoni di Geova no. E allora i mormoni sono considerati una religione, non un'associazione. Ma vedi, mormoni sì e testimoni di Geova no. E poi Bellissimo. altre due domande, e una è interessante, quella di Andrew 7 e anche quella di Mate 84. Allora, prima di tutto, Andrew 7 dice: anche voi credete al nuovo mondo come i testimoni? In parte lei mi sembra che ha risposto perché ha parlato di un paradiso, mentre i testimoni credono al nuovo mondo qui sulla terra, cioè un paradiso qui sulla terra dove si risuscita in carne e ossa e via dicendo. Invece per voi è un po' diverso. Cioè, così si apre una scatola, cioè il vaso di Pandora. Allora, praticamente quello che era il dettame fino a tipo l'anno scorso è che tu, raggiunto il più alto stato di gloria, per questo dicevo ci sono tre paradisi, non stavo scherzando, raggiunto il più alto stato di gloria, quindi facendo tutto giusto o comunque cercando di fare il meglio possibile, ti sposi, famiglia, eccetera, eccetera, tu letteralmente diventi come Dio e puoi fare altri mondi. Quindi quello che era il dettame è che tu diventavi un creatore di mondi, vivendo, cioè tu avevi casa base su questa terra e creavi altri mondi, Quindi fammi ok? capire, cioè, ma è una cosa che avviene adesso in questa vita o è una cosa dopo la No. morte? Dopo la morte, ok, che non riuscivo a capire questo. Ok. Però viene fuori che, quindi diciamo che il concetto è se tu puoi creare tanti mondi, li puoi anche abitare in teoria, giusto? Certo. Crei il tuo mondo, crei le cose, te ne vai in giro. Quindi tu diventi un E dio, praticamente tu diventi un dio. esatto. Esattamente. Adesso è rimasta la dottrina del diventi Dio, ma non hai più i tuoi mondi. Sei un dio, cioè tipo il Buddha, cioè che Non lo so, cioè, io non riesco più, cioè, ti giuro, hanno cambiato da neanche un anno fa. La interessante, un confusione più po' totale. come nei testimoni. Mia madre stessa, che praticamente cioè, frequenta, non fre cioè, adesso non frequenta più, però a un certo punto mi fa: ma come, scusami, ma questo è uno dei motivi per cui aveva senso essere in questa religione, diventi un dio, cioè scusami tanto. E adesso non più. Una domanda interessante è quella di Mata 84. È vero che Gesù per voi viene, per voi, diciamo, per i mormoni, viene da un altro pianeta? O è una No, cosa che riguarda Scientology, forse? secondo me è questa confusione dei mondi, perché appunto credendo che Dio ha creato tanti mondi, che tu potenzialmente diventando Dio ne puoi creare tanti, tanti altri, si è creata un po' questa idea che Gesù fosse una sorta di alieno, perché se tu dici hai un Dio che ne crea tanti e... Ah, sì, questo. Tra l'altro, in teoria, Gesù ha espiato per tutti i mondi creati da Dio. Quindi, potenzialmente lui è vero. Ecco, adesso questa non so se è dottrina, perché ce ne sono tante che circolano un po' così, però l'idea è che Gesù è stato mandato su questa terra tra tutti i mondi che aveva creato Dio, perché eravamo i pessimi, i peggiori, gli Ah, unici beh. che avrebbero crocifisso. E quindi, bello. L'hanno Sempre più messo un fatti po' nel... sentire bene, comunque. Certo, noi siamo i peggio. Come quando andavo alle medie, che la mia era la classe più turbolenta della scuola. Così. Esatto, più o meno la stessa cosa. Allora, un'altra domanda da Salvatore La Carruba. Saluto anche Antonio Esposito, Giuseppe Addessi. Saluto, aspetta, tutti i nuovi che stanno entrando nella live. Mau Music Pazzo.
Mauro Ferentani, Giovanni Gallo, Alex De Leo. Allora, la domanda che veniva proposta da Salvatore è: come è vista l'omosessualità? Allora, fino a penso gli anni 70-80, fai anche 90, praticamente l'omosessualità era un'abominazione. Se tu sei un cattivo genitore, tuo figlio potrebbe voler diventare gay, tutta questa serie di Ah, cose. quindi se tuo figlio è gay è colpa tua Ma che l'hai educato male. certo. E c'erano anche, allora praticamente la Chiesa Mormone non è esattamente della Chiesa, ma c'è un'università ecclesiastica, quindi non è della Chiesa, ma è della Chiesa, che appunto adesso non ricordo in che anni faceva le retate nei bar gay per vedere se c'erano i loro studenti. Il 007. Allora, adesso la faccenda loro hanno fatto finta di cambiarla un attimino, perché cos'è successo? È successo che si è un attimino edulcorata la comunicazione, e quindi il problema non è i loro sexual drives, ma il loro. Cioè, se tu non, non. Ma perché mi vengono tutte in inglese queste cose? Chiedo Quindi il scusa. problema non è l'orientamento sessuale, ma l'atto sessuale, volevi dire? Grazie. Esatto, quindi in teoria se tu non fai non commetti pratiche omosessuali va tutto bene. Ovviamente non è esattamente così, perché poi vai a definire che cos'è. Quindi io posso comunque avere una fidanzata, oppure non posso fare neanche questo, posso baciare, perché etero. Fuori dal matrimonio si possono comunque limonare, quindi io posso limonare la mia ragazza. Potete limonare i testimoni Limonare sì. neanche quello, i testimoni Ma neanche bisogna contare, bisogna sapere quando fermarsi. Io ci avevo, poverino, se lo senti mi dispiace, però avevo sto ragazzo, siamo stati insieme per un anno e mezzo, abbiamo limonato sì e no due volte, perché gli venivano i poverino. cattivi pensieri. Ah, poverino, poverino, poverino. E Però quindi e poi c'è stato questo scandalo terribile, dove, perché ovviamente la popolazione di mormoni che sono anche queer, esiste, queer, siamo ok, queer, sì, nel senso generico, arcobaleno, diciamo, e ce ne sono tantissimi, anche perché adesso non sono una scienziata, ovviamente i gay sono sempre esistiti, le lesbiche, i pansessuali, i transessuali siamo sempre esistiti, però cosa succede? Che secondo me con una repressione sessuale pesante, un incentivo in più nel magari farti piacere la fregna se sei donna, ce l'hai pure. mi sa che me lo censurano sto video. Mi sa che me lo Bellissimo, censurano. Povera me. Vabbè, ne faremo un altro clean eventualmente. qualcosa, lo No, siamo proprio in diretta, questo è il fatto. stai Allora, registrando. Comunque, comunque, no, figurati, ma la cosa interessante è, per quello che riguarda il discorso relativo al sesso, che ho notato un po' in tutta la religione in realtà, perché la religione è proprio sessofobica, questo è un dato di fatto. Ma perché? E qui entriamo in una cosa che tu avevi accennato e di cui ancora non abbiamo parlato, ma ne dobbiamo parlare, se non adesso, anche in un'altra sede, ovvero il controllo mentale, perché nel momento in cui tu induci il senso di colpa a motivo del sesso, chi di noi non ha fatto almeno un pensiero peccaminoso, tra virgolette? Esatto. Quindi sei perennemente in colpa. Non so se per i mormoni, come per i testimoni di Geova, l'autoerotismo è considerato un peccato. Per i testimoni di Geova, sì. E quindi già lì, già da adolescente, cominci a sentirti in colpa, cioè Ma quando sei una persona assolutamente sì. innocente.
Assolutamente allo stesso modo, cioè fate conto che ci siamo confrontati poi tra ex mormoni e c'erano alcuni di noi, me compresa, che avevano un diario dove scrivevano tipo l'idea è sono passati 3 giorni senza incidenti, no? Perché eri riuscita a non, eccetera, eccetera. Comunque sì, assolutamente. Tra l'altro, ovviamente tu sei responsabile anche dei tuoi pensieri, quindi se tu pensi qualcosa di non opportuno, hai la colpa anche solo del pensiero. E in quanto donna, se c'è un uomo che si fa brutti pensieri su di te, la colpa è tua. Vedi, In questo quindi modo hai. cioè, proprio come tanti anni fa, no? Come tanti anni fa che si diceva che la donna, se veniva molestata, era stata lei a provocare. Per i mormoni non è cambiato nulla. Allora, addirittura c'erano dei, adesso appunto sono scomparsi, ma si ritrovano, dei discorsi di autorità generali che dicevano proprio questo, cioè sotto sotto probabilmente la vittima è anche colpevole perché in qualche modo hai alzato, perché piuttosto muori, piuttosto ti fai uccidere che farti violentare. Ah, bene, quindi se un uomo riesce a immobilizzare una donna e violentarla è colpa sua, altrimenti dice, gli doveva dire ammazzami, ti prego Esatto. ammazzami. Quindi Adesso siamo questi ancora discorsi peggio non dei ci sono. testimoni. Ma Come? adesso questi discorsi non ci sono più, però la verità è che di fondo, cioè, sono discorsi che sono stati fatti nella scorsa generazione. Quindi, anche se tu li togli, Esistono. i nostri genitori o comunque le persone che sono dirigenti le hanno sentite, le hanno interiorizzate e le Certo. mandano, le passano. E ti dirò, qualcuno, però purtroppo io non sono riuscita ad ascoltarlo, a trovarlo, a vederlo. Pare sia stato inserito questo video e poi tolto, però mi è stata riferita questa cosa. Prendetela con le super molle perché magari non è vera, non lo so. Se qualcuno all'ascolto mi può dare qualche indicazione, pare che in una pubblicazione, in un video dei Testimoni di Geova sia stata fatta un'affermazione del tipo che nel caso della pedofilia forse qualche bambino può aver inavvertitamente provocato il pedofilo, forse perché alcuni bambini vengono sessualizzati nel look e via dicendo. Io non so se è vera questa eresia che è stata detta, ma spero di no. Magari è stata detta da qualcuno che l'ha capita male, che ha interpretato male, l'ha visto da qualche altra parte. Ha pensato che l'abbia detto qualche testimone di Geova, non lo so, spero di no, ripeto, da prendere con le molle perché non è verificata questa cosa, mi è stata raccontata da una ex testimone di Geova, quindi io e lei pure non mi è sembrata, cioè non è riuscita a farmi avere i link necessari per capire se per verificare la cosa, infatti non ho mai fatto video a riguardo, quindi chiudo una parentesi. E invece due cose, Alex Di Leo che dice i testimoni di Geova mano nella mano solo un mesetto prima del matrimonio, sì non viene detto esattamente quanto, però c'è il libro I Giovani Chiedono che dice abbracciarsi, baciarsi, ma baciarsi si intende non limonare assolutamente, eh? Forse un bacetto a stampo e No, tenersi allora per adesso mano. scusate, devo fare una parentesi perché effettivamente c'è scritto no baci appassionati, però diciamo che hai un po' di, proprio perché non viene detto palesemente niente lingua, hai termine di movimento, diciamo, perché bacio appassionato cosa significa? Cioè se io bacio una persona per tot minuti va bene, cioè, poi cercano gli escamotage, ecco. Ok, adesso ti rivedo di nuovo, era crollata un attimo la connessione, quindi non viene specificato, per cui c'è anche chi magari dice, vabbè, posso limonare, quindi. Sì, esatto. Più o meno è quello. Mentre qualcuno dice, ma perché i mormoni si vedono d'estate qui in Italia sul lungomare? In che senso? Non lo so, forse ci sono dei posti dove vanno i missionari. Ma i missionari in teoria dovrebbero stare lontani dalle spiagge, quindi se li vedete, gli dite, ragazzi, Cacciateli. esatto, cioè tipo vedete i corpi nudi delle donne? No, via, Monelli, non si fa. Vedi, e poi aspetta, la religione che segue, dice Mau Music Pazzo, che segue Dio nei comandamenti e precetti non è sessofobica, ma regolatrice delle propensioni personali, cioè non peccare, bisogna seguire le regole che Dio ha dato a noi. Ma se tu come regole dici che
non puoi fare niente prima del matrimonio, non puoi limonare, non puoi, cioè, sei sessuofobico, punto, perché cioè, io penso che quella è una sfera talmente intima che deve essere lasciata all'individuo. Poi apro una parentesi sul Cantico dei Cantici, che mi sembra palesemente rivolto a una coppia di innamorati che, se io t'ho visto l'ombelico, il basso ventre, eccetera, eccetera, t'ho visto nuda, punto, e non è che ci stavamo guardando negli occhi, cioè, dai. No, scusa, ma l'altro, la regolazione effettivamente le religioni allora, io sto facendo effettivamente fatica a capire se ci sono delle religioni che non sono, che non praticano in qualche modo un controllo mentale, perché secondo me, vuoi o non vuoi, quasi tutte qualche cosa lo fanno, tanto o poco, poi dipende. E quindi, di conseguenza, quello che si fa è cercare di privare l'individuo di quello che è la sua essenza, no? E questo passa anche attraverso il sesso, ma soprattutto, secondo me, attraverso il sesso, perché vai a limitare una sfera che è da che esiste l'uomo presente, no? E quindi, cioè, per esempio, i mormoni hanno dei dettami anche per quanto riguarda il sesso matrimoniale, quindi ci sono cose che poi non puoi fare, delle cose che ti vengono sconsigliate. Poi viene anche detto, tra moglie e marito non mettere dito, però... è ovvio che se quindi tu dici... Vai. Se una coppia fa una cosa sconsigliata o vietata, poi deve andare a confessare? Io ho appena ascoltato una storia, condivido con tutti, c'è un canale, per chi capisce bene l'inglese, c'è questo canale che si chiama Mormon Stories, che è praticamente di un ex membro della Chiesa Mormone americano che da una vita fa questi podcast, e questo che avevo ascoltato raccontava, lui appunto andava nella chiesa, nell'università della chiesa, e diceva che è andato praticamente, tra virgolette, a fare una confessione, chiamiamola così. In realtà ogni anno tu devi avere il tuo vescovo che ti dice, ti certifica che sei degno di andare all'università della chiesa, ok? Quindi lui è andato lì, ha fatto questa cosa che per lui era quasi un rito, diciamo, blando, perché lui nel podcast dice: io ero molto sicuro della mia relazione con Dio, non avevo alcunissimo problema, però mi sono sentito in dovere di parlare del fatto che la vita sessuale con mia moglie non stava andando benissimo per tutta una serie di cose, e quindi mi masturbavo sostanzialmente. E lui, il vescovo, lo ha praticamente minacciato di non rinnovargli questa autorizzazione, e quindi lui avrebbe perso tutti i crediti universitari, tutto quello che... Oh mio Dio! Esatto, quindi anche lì ci sono delle regole precise. In teoria non devi andare lì a chiedere che cos'è che fanno che fa una coppia sposata, però se qualcuno te lo dice, poi è anche, cioè, tu vescovo puoi anche decidere di dire: però non ti stai comportando benissimo, questa cosa non si fa. Allora, avviene esattamente come nei testimoni di Geova. Antonio Esposito dice, avviene anche nei testimoni, viene regolamentato il sesso tra testimoni. Il punto qual è? Il punto è che non ti viene chiesto, ma sei talmente sensibile, talmente manipolato, che sei tu proprio a confessarlo perché ti senti in colpa. Cioè, purtroppo nessuno ci crede, perché uno dice: ma dai, ma bisogna essere proprio polli per andare dall'anziano, dal vescovo, a dire: io ho fatto questo. Ragazzi, succede, lo fanno, lo facevamo. Purtroppo tu sei talmente convinto di dover avere quei determinati elevati valori morali, che fai tutto quello che ti viene detto, anche quando tu non sei visto, Dio ti vede. Perciò tu vai dagli anziani a confessare, perché tanto prima o poi Dio farà in modo che lo vengano a sapere. Quindi è meglio che lo vengano a sapere da te, giusto? Così. Ricordatevi che ad una me quindicenne era stato detto che mi si vedeva dagli occhi, quindi Che ormai avevi consumato, cioè, ma rendiamoci conto di cosa e poi stiamo non avevo manco parlando. consumato, quindi c'è proprio Dio intransigente, qualsiasi cosa, non va bene. Cioè, che avevi fatto qualcosa, avevi cominciato ad avere i primi approcci. Il KS del 2010 che dice? Allora, nel frattempo, KS è il libro degli anziani, si chiama Partecipazione in Grazia degli Anziani delle Congregazioni. Diciamo due parole sul controllo mentale dei mormoni, che potrebbe essere,
per certi versi simile a quello di altre sette, di altri culti. Beh, in realtà ne abbiamo toccate alcune, quindi per esempio il controllare con chi esci e cosa fai, quindi appunto non ti verrà mai detto non puoi uscire con i tuoi amici di scuola, ma ti viene detto ripetutamente ogni secondo che devi passare il tempo solo con persone che sono mormoni. C'è sicuramente il controllo delle informazioni, tant'è vero che quello che ti viene sempre detto è che devi informarti dai canali ufficiali, mai in altro modo, perché sono tutte bugie, sono tutte fandonie. Esattamente come i testimoni. Tra l'altro, quando io sono andata in missione, io ho fatto una missione un po' particolare, perché ero proprio lì nella casa madre e ogni estate, diciamo, venivano dei gruppi di anti-mormoni e venivano lì per praticamente litigare con le missionarie o comunque con chi c'era lì. E io tante delle informazioni sulla mia religione le hai prese all'epoca da loro? Le ho prese da loro, perché io non sapevo niente. Quindi ti era stato detto non devi parlare con gli anti-mormoni, ma tu ci parlavi perché dici no, voglio sentire anche l'altra campana. Io no, ma che io ero convinta di convincerli che loro stavano sbagliando, quindi io andavo lì convinta, munita delle mie scritture per far capire loro, e poi mi dicevano cose che tipo io ero così, ma in che senso? No, questa cosa non la sapevo. Quindi il controllo delle informazioni, il controllo del vestiario, tra l'altro appunto chi va al tempio poi ha un intimo particolare. Pure l'intimo. Sì. No, spiegami sta cosa dell'intimo. Praticamente quando tu vai al tempio per fare, quindi noi abbiamo il battesimo e poi abbiamo questo percorso un po' più, quasi di una promessa più alta che fai con Dio e sostanzialmente in tutto questo percorso ti vengono dati un intimo che porterai da quel momento alla tua morte e poi dei vestiti cerimoniali che usi appunto durante queste cerimonie e poi ti verranno messe quando muori perché saranno i vestiti con i quali risorgerai. Se non è una setta questa, scusate, Intimo però. di colore bianco, però te lo passano loro, non lo devi manco pagare. Ma cosa? Ma certo che lo paghi. Ah, pure, costa tanto. Io non l'ho mai comprato in euro, li ho sempre comprati in franchi, quindi non ti saprei dire, non saprei farti, perché si andavano a comprare, li andavo a comprare in Svizzera dove c'era il tempio. Ah, ok. Quindi controllo del vestiario, degli amicizi, delle informazioni, sostanzialmente. Coincide perfettamente col metodo Byte. Sì, Cioè, adesso allora, proprio. behavior, information, poi cos'è? Allora, controllo dell'informazione, controllo del vestiario, controllo del pensiero, no, sì, dell'informazione l'abbiamo detto, del Allora, pensiero. comportamento, informazione, pensiero, ma tanto ce l'avete visto, cioè E quando vai a vestiario. confessare, esatto. E delle E quando. emozioni, dice Questa ex Mormon è Italy. stata super interessante, vorrei dirla soltanto perché è una delle mie nuove riscoperte, diciamo, sempre in quel famosissimo podcast, si parlava del fatto che i mormoni non abbiano, come si dicono, il sentimento di tristezza quando ti muore una persona cara. Quindi, tu sei impedito nel tuo soffrire perché se tu stai soffrendo perché ti è morta una persona cara, non sei abbastanza fedele perché non sai che la rivedrai dopo questa vita. Quindi gli unici sentimenti che puoi provare sono la felicità, la gioia, la contentezza. Infatti, una delle mie grandi rivendicazioni dopo questo periodo è sicuramente la rabbia, quindi la possibilità di essere una Di provare. donna che esprime la propria rabbia, perché non era contemplata. Scusa, ma allora mi sorge spontanea questa domanda.
Esiste la depressione tra i mormoni? Allora, esiste, ma non si deve vedere. c'è un altissimo tasso di suicidio, sia allora, tantissimo soprattutto nei membri della comunità queer, quindi tantissimi, ci sono tantissimi adolescenti che appunto scoprono di essere gay, Omosessuale. lesbiche, che non ce la fanno. Che quindi si suicidano pur di fare coming out in mezzo ai mormoni, praticamente. In realtà è ancora più complicato, perché appunto ti viene detto che quello che tu stai passando è normale, perché è la prova che Dio ti ha dato su questa terra. Quindi la tua prova è quella di avere delle attrazioni sessuali sbagliate, che Dio ti ha dato come prova, perché puoi superare, e sostanzialmente tu dovrai passare una vita a non essere amato e non amare. Perché Pensa non che Dio puoi. crudele che abbiamo. C'è un Tra versetto biblico l'altro, che, tra vai, l'altro, scusami. c'è un versetto biblico che dice: con i mali Dio non può essere provato né egli stesso prova alcuno. Quindi Dio non è crudele, non è un sadico che ti prova col male. Invece i mormoni dicono proprio la stessa cosa, Ma praticamente. è stupendo perché sotto questo aspetto c'è proprio il pensiero circolare, no? Quindi, per esempio, se tu sei dentro la chiesa e sei triste, è Dio che ti sta provando. Se tu sei fuori dalla chiesa e sei triste, è Satana, perché ormai non Ah. sei più sotto l'influenza di Quindi se Dio. sei triste c'è sempre un problema che dipende da te alla fine, o da Dio o da Esatto. Satana. Allora, un paio di domande, perché qualcuno parla di questi mutandoni mormoni, e io mi sono un po' Loro. incuriosita, che erano talmente spessi da sembrare antiproiettili. Ho letto qualche commento, prima erano di Allora. cotone, adesso non si sa con cosa siano fatti, con qualche materiale fatto alla NASA, non lo so, spiegami. No, allora praticamente appunto questo intimo è sacrissimo, super sacro, e ci sono queste storie assolutamente fantasiose di come, per esempio, che ne so, persone hanno avuto degli incidenti e si erano fatte male ovunque, tranne nelle zone dove indossavano l'intimo, anche perché stiamo parlando di comunque roba che ti copre le spalle e ti copre fino al ginocchio. Quindi. Madonna. Ma da portare sempre o solo quando si va al tempio? No, sempre. L'unico Ma momento in cui devo fare come ti è cadono doccia, addosso questi? mare, sport, forse. Dipende da che sport fai. Quindi potete andare al mare, ma il costume e bikini si può oppure solo intero? Se sei una brava donna mormone, metti un intero. Se invece sei un pochettino birichina, metti il due pezzi. Cioè, ovviamente immagino che avevate difficoltà anche nel far cadere addosso i vestiti perché con dell'intimo del genere non penso fosse Non trovi un elasticizzato. cavolo, non trovi niente, anche perché stiamo parlando di, comunque, è una religione che vuole la donna sensuale, ma non all'estremo. Quindi tu non puoi vestirti da chatta, no? Devi essere attraente, sia per tuo marito, che comunque deve in qualche modo portare, dice, guarda che bel trofeo che mi sono pigliato. Quindi devi essere sensuale, allo stesso tempo devi riuscire ad essere sensuale con delle mutande che ti arrivano fino alle ginocchia. Ma sensuale, cioè, cozza un po' la parola sessuale con sensuale con la parola mormoni, cioè mi sembra strano che vogliano, perché per i testimoni di Geova sensuale no, sensuale no, che scherzi, per Ma carità di Dio. anche lì non è mai implicito, però ti viene detto che devi essere carina, cioè tu devi essere una bella donna, perché Ah, comunque certo. anche così si vede che, cioè se tu sei sobria nel vestire, eccetera, hai questa luce particolare, ma come fai ad essere, cioè tipo, ci sono donne mormoni che hanno veramente tipo 7 figli, ok? Sette Fanno tanti figli. figli, mormoni? Assolutamente sì, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche per una questione economica, ovviamente. Quindi 7 figli che però devono essere sempre perfette, devono essere sempre carine, cioè hanno proprio, si possono vedere con lo stampino anche per lo sguardo, per la voce che hanno. Ciao sorella, come stai? Quindi questo genere di cosa che. Ma che è un po' finta. Una cosa, ma i mormoni quindi vedono il sesso
solo per finalità procreativa come la Chiesa Cattolica? No. Okay. No. E, tra l'altro questa è una cosa interessante perché tu devi essere completamente asessuale fino a che ti sposi, dopodiché bom, botta di ormoni, perché lì puoi fare quello che vuoi ed è tutto a posto. Invece ovviamente ci sono tantissime giovani coppie che si sposano e passano ancora dei mesi senza praticare alcun atto sessuale perché sono intimoriti, cioè tu non puoi dirmi il sesso è una cosa cattiva fino all'altro ieri e improvvisamente sì, brava, adesso non brava, puoi brava. Non puoi, non puoi avere il tasto on off con i testimoni di Geova uguale. Infatti quando mi sono sposata ho avuto una marea di problemi. Stendiamo un velo pietoso. Ma per forza, ma perché in ogni caso tu non conosci il tuo corpo, non hai paura di utilizzarlo perché fino adesso ti è stato detto, cioè per esempio uno dei messaggi che io sentivo è che il mio corpo, io intrinsecamente ero sbagliata perché ero carnale e perché suscitavo dei pensieri sbagliati negli uomini, quindi cioè, i traumi. Beh, certo, perché ti sentivi in colpa per cose che in realtà non dipendevano da te, perché se ti viene un pensiero in testa, che colpa ne hai? Allora, scusate, Fra De Martin, perché ce l'hai col Mau Music Pazzo? Che cosa ha detto? Non scatenate le risse. Che cosa ha detto di sbagliato? Noi non dobbiamo conformare Dio, ma Dio conformarci Lui. Vabbè, non litigate, ragazzi, su, non litigate, per favore, fate i bravi, mi raccomando, non, se non vi fate castigare nelle live. E quindi, insomma, è una forma di controllo mentale molto, molto potente, molto forte, perché comunque ti innesca dei sensi di colpa continui, perché inevitabilmente tu ce l'hai un pensiero anche sessuale nei confronti della persona che ami, anche se non siete ancora sposati, anche se non ci fai niente perché la desideri quella persona, e quindi insomma ti senti continuamente indegno. Qualcuno chiede, Thomas Anderson 91, ma quanti mormoni ci sono in Italia? Dice lui. No, raga, non mi parlate di numeri, sono Non discalculi, lo sa tanto neanche tu, come me. Mentre ho capito, allora, Mau Music Piazzo dice: la Chiesa Cattolica non obbliga ad avere figli, ciò che indica averli è la parola di Dio. Stavate scambiando le posizioni, perfetto. Allora, il discorso è che, premesso che io ormai non so tu, ma io sono quasi atea, tra l'agnostico più verso l'ateismo. Anche se ormai la Bibbia entrambi la conosciamo a memoria, allora nella Bibbia si parla di debito coniugale, che anche messo su quel piano non è tanto bello, perché se diventa un dovere anche no. 6.000 praticanti, dice parentesi mormoni, grazie per l'informazione. 6.000 praticanti in Italia, che non sono pochi, e mi risulta che il sesso sia visto dalla Bibbia non semplicemente per procreare, ma come modo anche per mostrarsi amore a vicenda. Così la vedono i testimoni e credo anche i mormoni. Poi la Chiesa Cattolica per anni l'ha vista in un'altra maniera, ma adesso è diventata un po' più elastica, alla fine anche il cattolicesimo è un po' più Che poi elastico. appunto paradossalmente probabilmente i cattolici, soprattutto in Italia, sono un po' più liberi riguardo a queste cose, mentre non demonizzandolo in toto, i mormoni lo demonizzano molto di più, secondo me. Sì. I mormoni, come anche i testimoni di Geova, assolutamente. I cattolici sono molto più, cioè, tu ti puoi sposare in chiesa pure col pancione, parliamoci chiaro. Tra i testimoni di Geova, assolutamente no. Con i mormoni non lo so, però non sei sicuramente visto. Vabbè, ti dirò che non ho mai avuto un esempio, o meglio, so che qualcuno l'ha fatto, ma non si vedeva e non l'ha detto. Ah, ecco, diciamo questo. Mato84 dice una cosa molto interessante: la Bibbia è il libro più frainteso e sfruttato teologicamente da tutti, ed è una sacrosanta verità. Come darti torto, Mato84, ma hai straragione, assolutamente. E diciamo che il controllo mentale è tale per cui diceva uno dei tuoi follower, che era, lo stavo vedendo e mi...
se era ex Mormon Italy, che parlava dello Utah, dove mi pare c'è una grande concentrazione di mormoni, che è uno dei posti al mondo, non riesco più a trovare, mi ero riproposta di leggerlo quel commento, ma poi mi è sfuggito, dove c'è una più alta concentrazione di depressione. Sì. Cioè, l'immagine è di questi individui che sono costantemente, a cui viene costantemente ricordato di essere imperfetti e che l'unico modo di per essere perfetti è di abbandonarsi a Cristo, alla religione, tutto. Ma nel frattempo non possono fare vedere la loro imperfezione, devono essere perfetti, perché in questo è una religione molto, molto protestante. Mi viene in mente quando all'università ho letto Robinson Crusoe, che facevano riferimento al fatto che più Robinson aveva cose materiali, più significava che Dio gli voleva bene. Quindi lui cosa faceva? Nell'isola deserta raccattava cose, no? Le conchiglie, le bottiglie, qualsiasi cosa, e quello significava che Dio gli voleva bene, lo stava aiutando. Più o meno la stessa cosa, cioè i mormoni più si fanno vedere in un certo modo, che significa felici, amorevoli, servizievoli, eccetera, eccetera, più significa che sono vicini a Dio. Ma è una cosa completamente reale, cioè ci sono dei meme che fanno vedere, che ne so, queste famiglie numerosissime che vanno in chiesa con una maschera, con il sorriso, mentre sotto sono devastati. Certo. Quindi cioè, l'impossibilità di effettivamente vivere anche la religione, anche la propria comunione con Dio in un modo specifico. Cioè, dovendola vivere in un modo specifico porta una depressione assurda, nel senso, per esempio, per quanto mi riguarda, che ne so, c'erano queste ragazzine stupende, bellissime, magre, capelli lunghi, che sapevano portare i tacchi perfettamente, che suonavano mille strumenti, e era inevitabile per me fare il paragone, come loro sicuramente lo facevano tra di loro, perché c'è Certo. questo continuo perfezionismo Madonna. all'estremo, insomma. E quindi Io la volevo. depressione, perché. Certo. Come con i testimoni di Geova ti viene continuamente ricordato che tu sei imperfetto, che non vali niente, che Gesù ti ha comprato e quindi sei un suo schiavo e via dicendo. C'era una domanda che veniva fatta. Cioè, mi era venuta in mente anche a me una domanda che poi mi è sfuggita. Vabbè, se mi viene in mente te la dico. Intanto Thomas Anderson chiede: ma si dà più importanza al libro di Mormon o alla Bibbia per i mormoni? Assolutamente al libro di Mormon, che si viene incoraggiati a leggerlo almeno un tot al giorno. Ditemi anche questo, se non è una questione di mantra, no? Cioè io leggo costantemente quello che è la cosa della mia religione, per cui alimento l'autoconvinzione che sia vera. Tra l'altro, Certo. una delle cose che mi piace tantissimo è la questione del sentire lo spirito. Viene molto enfatizzato anche dai missionari quando iniziano a fare i colloqui con le persone. Si dice che devi sentire lo spirito, cioè se senti lo spirito significa che queste cose sono vere. In realtà è un semplice sentimento di pace che. C'è un bellissimo TED Talk di questo ex membro, che è anche un neuroscienziato, mi sembra, che hanno fatto scientificamente, hanno riprodotto questo sentimento. Ed è un sentimento di autoaffermazione e autoconsolidamento, che le persone di qualsiasi religione, di qualsiasi. Anche filone politico sentono quando viene rinforzato il messaggio che loro vogliono essere vero. Ah, Quindi, è proprio un mantra a sostanzialmente. tutti gli effetti. Esatto. Quindi, se tu leggi il libro di Mormon tutti i giorni, stai autoaffermando a te stesso che questa cosa è vera e senti lo spirito, senti questa emozione e quindi. Autoconvinci.
La domanda che ti volevo fare, poi me la sono appuntata perché ho detto se no me la dimentico, era, hai detto più di una volta che tra i mormoni ci sono molte famiglie numerosissime, quindi la mia domanda era, siete incoraggiati a fare tanti figli e non è che tante volte avviene come per la nazione di Israele che cresceva e si moltiplicava attraverso i figli, perché più figli fai, sperando che siano maschi, così hanno un bel lavoro, un bello stipendio per dare la decima, se vogliamo buttarla sul materiale. Sì, allora ovviamente sempre perché comunque chi è a capo di una setta non è detto che ne sia completamente consapevole, cioè secondo me è arrivata a un certo punto, a un certo livello sì, però io non penso che per esempio Joseph Smith si stesse rendendo conto del fatto che stava iniziando una setta, no? Quindi quello che viene detto non è mai, mai, mai esplicito, e quindi quello che viene detto è che ci sono tantissimi spiriti che stanno aspettando di venire qui. Tantissimi quindi, spiriti? Certo, perché noi vivevamo prima come spiriti e attualmente ci sono tantissimi spiriti che stanno aspettando di venire qui. E quindi giustamente viene detto, cioè perché non permetti a questi individui di avere un corpo? E quindi vieni in questo modo finita a fare dei figli, cioè comunque io prima di rendermi conto che forse di figli non ne volevo così tanto, ci ho messo veramente tanto, perché da quando sei gagnetta, quando sei piccola, dai figli, figli, moglie, madre, moglie, madre, moglie, madre. E in media una donna mormone quante figli ha? Allora in realtà dipende, perché se guardiamo quella che è la media italiana, sicuramente è diversa da quella che sarà la media statunitense o la media in qualsiasi, è molto, comunque rimane molto culturale la cosa. Sta di fatto che tra i miei compagni di scuola e le famiglie che avevo in chiesa, le famiglie che avevo in chiesa comunque andavano dai 3 figli in su. Vabbè, già 3. Ok, ma perché ho sentito famiglie di 7 figli, anche ho detto Dio. Quelli negli Stati Uniti. Allora, cioè, sì, negli Stati Uniti sono ancora più, stranamente, sono ancora un po' tutte le religioni, sono più bacchettone rispetto all'Italia. Allora, rispondiamo a Thomas Anderson che chiede se c'è la disassociazione, ne abbiamo parlato prima, forse tu ancora non eri nella live, c'è la scomunica, però ti continuano a salutare, solo che devi rifare lo studio da capo, diciamo, di fare tutto da capo per rientrare. Ex Mormon Italy dice che ci sono famiglie di 7 figli, sono poche ma ci sono, e Daniele Grassivaro chiedeva se i mormoni sono poligami, anche di questo abbiamo parlato prima, e mi dicevi che questo riguarda i mormoni riformati, quindi è una corrente diversa dei mormoni, ma esistono qui in Italia? Allora, no, però allora, giusto per riassumere, i mormoni sono poligami, ma non la praticano più e la praticheranno dopo, mentre attualmente la praticano i fondamentalisti, che quindi sono un altro filone che a un certo punto si è andato a creare. Quindi la praticheranno dopo la morte e risurrezione, praticamente. Sì. Ok. Molto molto interessante. Il matrimonio al tempio, cioè se sei un uomo, se muore tua moglie ti puoi di nuovo risposare al tempio, quindi questa sarebbe la tua seconda moglie, mentre se sei una donna non ti puoi risposare al tempio perché tu sei suggellata ormai a quest'uomo qua, suggellata si dice. Quindi una donna vedova deve rimanere da sola? Si potrebbe sposare civilmente, però qual è il senso se tanto quell'uomo, cioè sarebbe, io personalmente ho visto persone, magari donne, sposarsi nuovamente civilmente, però io stessa dico che senso ha, nel senso vai a creare un altro nucleo familiare con una persona che però non può essere il tuo marito per sempre. Non viene riconosciuto. Che quando muori praticamente quello se la prende in quel posto in teoria. Esatto. Cioè quindi una donna vedova mormona nessuno la vuole, rimane solo tutta la vita. Anche una donna divorziata mormona? Dipende, c'è anche il divorzio in chiesa, quindi al tempio, ma è molto molto difficile e te lo danno solo se uno per esempio dei due è stato scomunicato.
Quindi, per esempio, che ne so, io conosco questa persona che non posso fare nomi, scusate, ma siamo, è vero che siamo quanto 6.000, non mi ricordo, ma siamo pochi. quindi, questa donna si sposa al tempio, quindi crea un nucleo familiare eterno con il marito, hanno dei bambini, dopodiché divorziano civilmente. Lui poi si macchia di peccati terribili, quali Adulterio. no, l'utilizzo di pornografia, terribile, Ah, terrificante. solo la pornografia. L'adulterio è perdonato? No, Solo agli vabbè, uomini. no. Però comunque sta di fatto che X motivi lo scomunicano e a questo punto il matrimonio con appunto quella donna si scioglie anche al tempio e lei ha la possibilità di sposarsi nuovamente al Ah, tempio con ok. un altro uomo. Importante, che fine fa la figlia? Se è stata suggellata alla vecchia famiglia che si è sciolta, perché ricordiamoci, non si è solo suggellati tra moglie e marito, ma ci sono anche tutti i figli. Dove Mamma va mia. a finire la figlia? Allora, lo so perché lo stanno scrivendo nella chat. Allora, parentesi mormone, dice una vedova o divorziata può far annullare il suggellamento per risposarsi al tempio. Poi ex Mormon Italy dice nel divorzio al tempio, se ci sono figli devono decidere a chi essere suggellati al tempio. Questa davvero non lo sapevo. Lo dice ex Mormon Italy. Da qua sono cose, mi state parlando Oddio. di cose che sento per la prima volta. Alessandro Esotico, ma il matrimonio eterno prevede anche le suocere eterne. No, ma è proprio interessante questa cosa perché si parla di coppia. Però si parla di famiglia, però in realtà poi alla fine tu, quando sei adulto ti sposi con qualcun altro, quindi che fatica, non si capisce un Mamma mia. tubo. Cioè, veramente no. Altra Ma cosa. infatti, scusami, il problema è proprio questo, tra l'altro il controllo mentale che avviene anche tramite queste cose qui, cioè tu genitore sei ossessionato dal fatto che devi fare le cose giuste, i tuoi figli devono fare le cose giuste, altrimenti non li vedi più Ah, nella vita dopo vedi? la morte. È come i testimoni di Geova. E altra cosa. Come è trattato il discorso della violenza domestica o comunque del divorzio per motivi che non sono quelli canonici, tipo l'adulterio e la pornografia? Perché nei testimoni di Geova, se una donna ha cioè il marito che la picchia, sì, volendolo può pure lasciare. Lo può pure lasciare, però poi non è libera davanti a Dio di risposarsi perché non ha divorziato per adulterio. Invece, nei mormoni, No, come è visto? penso che in questo caso, detto sinceramente, non so qual è il dettame, magari qualcuno che sa più di me sotto Ex nei Mormon commenti. Italy, se vuoi parlarne, che poi se anche qualcun altro di voi della chat, Ex Mormon Italy, non so se è un'associazione e parentesi mormoni, se volete in un'altra occasione, insomma, essere intervistati, partecipare a una live su questo canale, molto volentieri, anche con Sara, ovviamente, che è molto preparata, contattatemi privatamente, mi scrivete sulla pagina Culti Abusanti di Facebook oppure cultiabusanti@gmail.com e vi ospiterò volentieri in un'altra live, così approfondiamo anche questo discorso. E quindi Comunque, io penso da quello che è la mia comprensione della cosa. E da quello che ho visto, perché magari ci sono state delle occasioni di persone che ho conosciuto che comunque avevano delle situazioni che se non erano esattamente violenza fisica, comunque poco ci mancava. Spesso viene detto che il matrimonio è eterno e bisogna farlo funzionare. Quindi. allora, sto scrivendo la mia mail nella chat, così chi mi vuole contattare per essere intervistato o intervistata molto volentieri. Quindi alla fine più o meno è un po' come in tutti i culti, in quasi tutti i culti religiosi, alla fine il matrimonio deve essere considerato eterno, anche un po' nel cattolicesimo, no? Tu puoi pure divorziare, ma lo dovresti sciogliere
davanti alla sacra ruota, no? E più o meno è la stessa cosa. Ed è triste, cioè nel cattolicesimo poco male, perché non ti fanno prendere l'ostia, ma in altre circostanze è un po' più complicato. Alex Di Leo dice: ma le chiese dei mormoni come si chiamano? Mica sono Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni? Sì, sì. Giusto? La Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni. Ragazzi, allora, noi siamo quasi 2 ore che siamo in live, quindi quasi quasi è arrivato il momento di chiudere. Se qualcuno ha una domanda al volo da fare, rispondiamo, perché sennò la povera Sara, poverina, la facciamo stancare. Se avete una domanda al volo, altrimenti chiudiamo, ma lo riprenderemo questo discorso, perché è molto interessante. Finalmente mi permetti di non essere monotematica e di non parlare solo dei poveri testimoni. Ma quanto, come vedi, poco ci manca, cioè nel senso, alla fine sono molto molto comuni, tutti culti, sette, robe varie. Quindi. Esatto. Parentesi mormoni dice che non ha mai conosciuto coppie mormoni che hanno divorziato per violenze. Allora, questo significa che non c'è violenza domestica tra i mormoni, o significa semplicemente che non puoi divorziare perché sono un po' diverse le cose, no? Ma in realtà poter divorziare lo puoi fare sempre. Io conosco persone che hanno divorziato perché semplicemente si sono rese conto che non era il match giusto, però diciamo che lì diventa un attimino complicata come procedura, poi, se vuoi continuare a rimanere dentro. Quasi sempre, se qualcuno divorzia, uno dei due comunque secondo me se ne va. Cioè, quello che ho visto io personalmente è di qualcuno che poi si allontana e permette all'altro che rimane di continuare una vita da fedele. Perché poi non ti puoi più risposare, a meno che il divorzio non era per scomunica. Quindi se uno dei due se ne va, quindi uno dei due se ne va e quindi si autoscomunica per permettere all'altro di rifarsi una vita? No, non è che così immediato, però quello che ho visto io intorno è esattamente questo. Oppure, sai cosa? Me lo vado a guardare qual è il manuale, cosa dice il manuale preciso riguardo a queste cose. Fermo restando che secondo me qualcosa di preciso non c'è, perché i casi sono veramente tantissimi. Io ho visto persone veramente mollarsi per semplicemente incompatibilità, quindi c'è anche quello. Ci può stare, ci sta. Daniele Grassivaro dice: come funziona una messa dei mormoni? Si chiama messa prima di tutto, si chiama in un'altra maniera? Sacramento, la sacramentale, la riunione sacramentale, sostanzialmente anche lì preghiera di apertura, inno di apertura, discorsi vari. Non c'è per esempio il prete che parla come nella Chiesa Cattolica, ma a turno delle persone della congregazione vengono selezionate e si preparano un discorsetto, e poi c'è appunto il sacramento, che sarebbe ci sono i ragazzini che passano il pane e l'acqua. Ah, tipo la comunione, diciamo. Le donne hanno qualche ruolo in queste funzioni religiose oppure devono stare in silenzio? Al massimo, sì, allora no, ecco, vero, perché se non sbaglio i testimoni di Geova non possono proprio parlare, vero? No, allora, durante lo studio della torre di guardia, domande e risposte, la donna può alzare la mano e fare il commento come l'uomo, ma non può condurre la torre di guardia e non può neanche fare la lettura. Questo lo fanno solo gli uomini, come anche tenere l'asta del microfono. Sono tutte cose che fanno gli uomini, oppure stare all'acustica, al mixer, solo gli uomini, l'usciere. No. Allora, qui c'è più partecipazione, nel senso che la donna può fare discorsi, può eventualmente fare la preghiera, può condurre lei gli inni, per esempio, però ricordiamo sempre che il sacerdozio ce l'hanno solo gli uomini, quindi il potere Ah. di Dio per fare tutto ce l'hanno solo gli uomini. Però che bello, quindi una donna può fare la preghiera. Parentesi mormoni dice: purtroppo coppie con violenze ce ne sono, intendevo che non ne conosco che abbiano divorziato per quel motivo. Sai cosa mi è capitato di vedere? Sono iscritta al canale di Elisa True Crime, che è un canale appunto che parla di persone scomparse, morti, e femminicidi, eccetera. E ho visto un paio di casi di persone scomparse che facevano parte proprio della Chiesa dei Mormoni, non qui ma in America. Sì, c'erano anche nei testimoni di Geova, vabbè, ma queste cose succedono un po' ovunque. Quindi, Extra Mormonita gli aveva detto che i mormoni cercano di fare il possibile per far funzionare il matrimonio in caso di violenza. Sì.
perché si mettono in mezzo i vescovi e ti convincono a rimanere insieme? Ma certo, cioè, in una religione, in una realtà in generale, dove l'uomo è uomo e quindi può essere violento e la donna è emotiva e irrazionale, eccetera, quando succedono cose di questo tipo, qual è il consiglio? Cercate di rimanere insieme, fatela funzionare questa cosa. Quindi praticamente l'uomo è sempre giustificato quando è violento? Non è sempre giustificato, però cioè, non è una cosa che comunque viviamo in società tutti i giorni. Cioè, tipo, pensa alle cose al di là della religione, no? Quando una donna viene violentata, cosa indossavi, cosa stavi facendo, eccetera, eccetera. Alla fine ti ha alzato le mani, ma non è che forse l'hai un po' infastidito, magari no, era stanco da lavoro, magari poverino, c'erano i bambini che urlavano, lui aveva lavorato tutto il giorno per portare la pagnotta a casa, ma questo è in tutte le, cioè al di là dei mormoni. No, non si può mai giustificare la violenza domestica, appunto. Guarda, assolutamente. Allora, c'era Francesca, nome tuo, cognome tuo, che dice: ma i mormoni possono fare le trasfusioni di sangue? Ok, questa è una cosa interessante. Vedo che c'è anche BB che segue Lisa True Crime, io seguo lei, seguo anche l'occhio creepy di YouTube. Sì, seguo tutti questi canali True Crime, mi incuriosiscono molto, sì, questi gialli risolti. Sì. E niente, se non avete altre domande, io la libero, Sara, poverina. Devo andare a lavoro domani. No, allora ti saluto. A che ora ti svegli? Ah, le 6:40. Ok, basta, è ora di andare a dormire. Allora, grazie Sara, è stato davvero un piacere. Quando vuoi, se ti viene in mente qualcosa, anche, non so, un approfondimento del metodo Byte, piuttosto che qualche esperienza anche di qualche persona che segue il tuo Instagram, poi come si dice, tra i commenti o in descrizione metterò il tuo Instagram per chiunque ti volesse seguire. Figurati, e quando volete, Ex Mormon Italy e parentesi mormoni e anche Sara, possiamo fare una live tutti insieme o separatamente, perché così approfondiamo anche questo culto. E se c'è qualcuno che proviene da qualche altra religione, qualche altro culto, qualche setta, Scientology, Amish, quello che volete, fatevi avanti, perché così parliamo anche con voi e mi sembra giusto. Questo canale non sarà più monotematico. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie Sara, davvero tantissimo. Grazie a te, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao a tutti, ciao.